devi dire? Chi è? E come devono rispondere? Io! Guarda ragazzi, è troppo tardi, mi sempre troppo tardi. Ma come so io? Devono dire il nome, quale sono io? Sono io. Chi è? Che mi dice? Chi è? Non ho capito. Chi non ho capito? Più pigliente e non piangere adesso che fa
fai la finta piangerella. Scusate. Io conosco la piangerella, capito? Questa aveva una cosa finta è cattiva, la piangerella. Che è pure incinta, capito? Pure incinta? Tutti quanti. Si riproducono pure. E pure i ciaciari. Pure loro. Hai capito? Che ti pensi che se lo prende il bambino il dottore? No, dottore. Non lo vuole il bambino, non se l'adotta. A chi vuole? Non gli piacciono le donne. A chi me l'ha detto questa cosa, signore? Che mi pigli, figli dei ciaciari, signore? Che ci ha messo il pensiero lei adesso. Ho capito, vabbè, ma a me le donne mi piacciono. Ah, che sta facendo con le carote, signora? Un massaggio. No, non c'è massaggio lassativo. Lassativo? Ma quale lassativo è lassativo? Ma perché non stai zitta in casa mia? Invece di dire scempiaccini con questa bocca. Lassativo, che passeranno urgando? Ah, si dice rilassante. Rilassante, signora. Ah, madonna. Comunque, secondo me è un massaggio cinese. Come si massaggio chiama? Cinese? Evidentemente fa bene alla carotide. Alla carotide qua giù. Perché? Alla carotide qua giù, signora. Sì, mi sta rilassando molto. Parecchio, diciamo. Sì, proprio così. Ah, ho capito, mi fa piacere. Sì, ma però a me mi sta a passare lì il lupo. Che c'entrano le foche adesso? No, mi sta a passare lì il fuoco. Ma lei la capisce quando... Oddio, ho capito le foche, ma non so. Lufoco! Ah, UFO, UFO! No, sarà... Lufoco! Sarà il seno, vedi quando... Lufoco! È una lingua difficile. Lufoco! Ah, il fuoco! Il fuoco, la il! Il, lo, la! Ma i tenete articoli! Come facete il regalo? Gli articoli! Articoli da regalo, capito? Come parla brutta, che brutta lengua! Parlate con me, non mi piace. Madonna, il ciociaro è veramente una lingua incomprensibile. Ah, comunque, dottore, veramente. Stamattina ho avuto una tale paura di morire proprio. Che mo ce va? Ale. Mi sono del chi è? Ale. Ah. Che Gesù Cristo proprio con la mano va fermata, vado Chiara, non te ne puoi andare, mi ha scippato per i capelli, mo ce va. Che cosa agghiacciata. Hai capito? Agghiacciata. Comunque il dottore. Se vieni con la sedia. Hai capito, dottore? Comunque si accomodi, non si preoccupi. Grazie. Si accomodi. Allora signore, adesso facciamo una piccola misurazione del grazie. Sì, grazie. Una piccola misurazione del sì. Grazie. Così, che sta facendo con questa lingua? Grazie. Dottore, mi si seccano le labbra. Ho capito. Ci vuole un po' di burro cacao, capito? Ma sarà il nervosismo, ho capito, ma adesso lo misuriamo un po' la pressione. E la vuoi mettere per terra questa sedia? Ma se la pigliamo un'altra volta, se la pigliamo. Hai capito? Ma come ci arriva la sola? Come c'è? Prendo lo scaletto per arrivare. Ma che fa un salto? Che è un rospo, poverino. Rospo. Dite un canguro. Arriverà un giorno la principessa e lo bacerà, forse. Sarà pure brutino, ma addirittura un rospo, non mi sembra il caso. Ma dite un canguro. Come ci arriva da sopra? Ci arriva qua sopra. Non avete che tutto! Non lo vedete? Che lo prendono in giro tutti quanti in paese. Ma che sono corto io? Non lo so, in paese la... Il paese... Le male lingue. Sono 1,80 m, sono corto. Che lo prendono in giro tutti quanti. Quando vai il dottor Ferrelli, occulto. Occulto. Per oggi non l'abbiamo visto. Perché? Perché passa dietro le siepi. Vabbè. Ma chi è che dice queste cose? Le male lingue. Le male lingue in paese dicono che non può usare lo stetoscopio. E perché? Cadozza per te. Chi sono questi? Ma guardi, in paese proprio le male lingue cattivissime dice che quando vado al barbiere, il barbiere deve usare il sediolone per i bambini. Perché? Se no ce ne nasco io su. Insomma, ne taglio. No, io riporto solamente, non ero io. Riporta solamente, ho capito. Comunque, dottore, prego, si segga. Posso sedere? Prego, provi il brivido della seduta. No,
Non è che ci vuole lo scaletto per salire su questa sedia? Non ce la fa? Non la devo prendere. È che è tanto alta? Non lo so, per lei, capisci? Allora, vada, vada. E uno e due. Posso sedere? Prego. E oppala. No, poi io. Ci siamo seduti. Dottore mio, dottore, mi dia la mano, dottore. Questa mattina ho una paura. Ho avuto una tale paura di morire questa mattina, veramente. Mia sorella è sempre esagerata. Ma quale esagerata? Che veramente Gesù mi ha tirato i capelli, che mi ha tirato alla morte, mi ha detto Chiara, mo non te ne puoi andare. Ho capito. Con la parrucca, ma scimmoce va. Una parrucca. Orribile, orribile. Orrenda, terribile. No, signora, capito. Comunque, dottore, io non è che. Non è che ho proprio paura della morte in sé, no. Io ho paura del dopo. Il post-mortem, bravo. Quello è peggio. Io ho paura che non se ne accorgono e mi seppelliscono viva. Ma che sono queste cose? No, no, no. Avete capito? No, no, veramente. Sì, dottore. Ah, che dottore? Un attimo, facciamo una dottore, allora. Tornando visto che... un momento! Visto che... A questa paura avevo pensato una cosa, visto che prima di essere morta o presumibilmente tale, lei mi tiene così 4 o 5 giorni. A dove? A casa sua. A casa mia? Non lo so. A fare che cosa? Per tenermi nel caso in cui fossi ancora viva, quei 4 o 5 giorni. E dove mi metto? Non lo so, avete l'obitorio? È che tengo l'obitorio a casa io, scusate. E non lo so, me l'ho detto il dottor Ferrelli, è una casa fredda, ma non pensavo l'obitorio. È fredda, mica c'ho il cimitero a casa, sì. E non lo so. La casa è esposta al nord, ma non è così fredda. Ho capito. E allora mi tenete così 4-5 giorni per sincerarmi se quando sono morto sono veramente morto. Ho capito. Sì, sì, dottore, mi tenete... Mamma, vuole l'acqua? E che faccio, la festa dei morti a casa? Non ho capito. Va bene, ho capito. Allora facciamo una cosa. Mi seppellite con il telefonino cellulare nella bara. Capisci? Lei sotto al coperchio mi scrive il suo numero di telefono e io la chiamo nel caso in cui sono ancora vivo. Madonna santa, che cosa manca? Ma che sta dicendo? Se mi arriva una telefonata sua in quel momento, non so, a mezzanotte, mi viene l'infarto. Allora facciamo così, avete ragione. La chiamo io a lei. Una volta ogni mezz'ora, va bene? Ma per fare che cosa? Per chiamare nel caso in cui io se faccio tutto curite, curite e poi... E come fate a capire se... Allora la chiamo di mattina. Ma come fate a capire se è mattina, se è notte, se è giorno? Vabbè, la facciamo come ho detto prima. La chiamo una volta ogni mezz'ora. Ah. Se le rispondo, sono viva. Se non le rispondo, sono morta. E se trovo occupato? Sto parlando con te, Lasciamo perdere, signora mia, queste cose ormai non succedono più da anni, ci sono nuove tecnologie. No, no, si fidi. Quell'altro giorno ho visto il telegiornale. Hanno scavato un morto, l'hanno riportato alla luce. E lo sapete cosa c'era sotto il coperchio della bara? Un numero mio! Ma chi sta scemo? I graffi del dolore! Il poverino era stato seppellito vivo, la smorfia del dolore la fa uguale, Madonna! Che mostra, Marò! Così. Era proprio così. Ma che fa la fotocopia dei cadaveri, la signora? La fa uguale proprio. Capito? Madonna mia! Celeste, così. Ma quello me lo fai spaventare, dottore! Me lo spaventi così! Ma che se l'hai bevuta un'altra volta? Ve la siete bevuta un'altra volta? E se sapevo che mi piaceva così tanto me ne facevo tra una cassetta, già proprio. Oh madonna mia, mi sta venendo un buco allo stomaco. Dottore, venga, venga, sì. Provi di nuovo il brivido della seduta. Ce l'è, Celestina, mi raccomando, fammi un altro poco di acqua e Novalgina. Celestina, niente acqua. Tutta Novalgina. Bravo. Madonna mia signora, voi mi perforate lo stomaco, anzi me lo perforo io lo stomaco qua. Comunque, dottore, non si preoccupi, si segga. Madonna mia. Come le dicevo, mio figlio Franco sta un'altra volta male con i nervi. Non capito, questo l'abbiamo capito. Questa mattina è andato via e mi ha lasciato una lettera sul tavolo qua. Celeste, lascia perdere la Novalgina. Prendi la lettera, vieni, leggi tu stessa, vieni. Scusate, è libero questo posto? È certo che è libero. Posso sedere? Sì, sì. Grazie. Ma
che si pensa che siamo a cinema, la signora? No, che le fa così? Allora, Celeste, mi raccomando, leggi piano, altrimenti il dottore non capisce.